Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. È un po' che non registro, quindi ho perso anche un po' la mano, per così dire. E mi scuso se sono sparita appunto per un bel po' di tempo, ma ultimamente insomma non sono riuscita a registrare alcun video. Comunque torno con questo video creazioni sperando di ricominciare insomma di nuovo a fare video con un pochino più di regolarità, quindi tornare con i tutorial e tutte le altre tipologie di video. Intanto appunto riprendo mostrandovi qualche creazioncina che ho ultimato sia nell'ultimo periodo che diverso tempo fa, ma che non vi ho potuto mostrare appunto. Allora, parto dal Granada, ecco, da lui. È un ciondolo che credo conoscerete tutte, tutti anzi, perché c'è anche qualche maschio che mi segue, quindi è un ciondolo bellissimo, intendo lo schema, di Sabine Lippert, che ho realizzato un sacco di tempo fa, ma che avevo lasciato incompiuto e che ho terminato un po' di tempo, qualche settimana fa, ora non ricordo, e ve lo mostro più da vicino. C'è un Rivoli centrale della Swarovski, non mi ricordo se da 12 o da 14 mm, ed è una colorazione rosa molto molto delicata, e c'è questa particolarissima incastonatura, questo è il retro, e ho utilizzato appunto delle perle da 6 mm color bronzo, delle 8-0, vedete qua dietro si vedono bene. E poi delle 11 e 15 sul dorato e sul rosa. Ho fatto questo accostamento un po' particolare. Poi qui tutto intorno ci sono le goccine della Miyuki, bianco perlato, e dei bicono che non so se si riescono a vedere, violet credo, molto carini. E ho messo qui un anellino sul picot, e devo trovare. Credo che lo monterò su una catenina semplicissima dorata, in modo da risaltare al meglio questo ciondolo. Non credo che vi farò una collana aggiungendo altri elementi, perché è già imponente e maestoso il ciondolo di per sé, quindi credo che lo lascerò così. Poi passo a mostrarvi un altro ciondolo, anche questo realizzato un sacco di tempo fa, ma che non ero riuscita a montare, l'ho montato solo poco tempo fa. Si tratta della sfera Capriccio, che ho realizzato seguendo il tutorial di Daffenke, di cui vi lascio giù nell'info box il link. È un tutorial bellissimo con il quale appunto ho realizzato questa sfera. Ho utilizzato delle rocaille 11 e 15-0 e dei bicono da 4 mm. Questa è la colorazione che adoro, perché è stupenda, è la turquoise AB2x, vedete quanta luce fa. E nulla, l'avevo creata tempo fa rivestendo appunto la sfera di legno, ma mi mancavano le coppette su cui montare la sfera. Ne compravo sempre di diverse, ma non andava mai bene la dimensione o la forma, non mi piaceva, e alla fine ho comprato queste, non so se si riescono a vedere, che non è che mi piacciono particolarmente, ma insomma volevo finire questo ciondolo, montarlo, e quindi alla fine me lo sono fatto piacere, insomma. Poi ho applicato questa catenina bronzo e l'ho fatta piuttosto lunga, in modo che il ciondolo cada a metà busto, e nulla, sui maglioni invernali credo ci stia bene per dare un po' di luce e colore. Poi ho creato, vediamo, un anellino. Questo l'ho realizzato proprio negli scorsi giorni. È un anellino creato con un cabochon soft touch. Ora non so se riuscite a vedere l'effetto che fa spostandolo, vedete? È molto particolare questo cabochon ovale. Bellissimo, mi piace il gioco di luce che fa, e l'ho incastonato con la tecnica RAW, Right Angle Weave. Era la prima volta che provavo questa incastonatura, mi è riuscita al primo colpo, è stata semplicissima, veloce, molto veloce rispetto al peyote, ed è anche carinissima.
Ho seguito il tutorial di Agape Bijou, vi lascio sempre giù nell'info box il link se vi può interessare, e ho incastonato con delle rocaille color bronzo, delle rocaille 110 color bronzo e 150 dorate. Eccole qua. E poi ho creato la fascetta, sempre col right angle weave, e poi negli spazi che si erano venuti a creare ho inserito altri 110, insomma, questo è il retro. È una incastonatura che si adatta a qualsiasi tipo di cabochon, tondo perlomeno, o comunque ovale, di qualsiasi dimensione, perché la particolarità di questa incastonatura risiede proprio nel fatto che voi potete aggiungere mano a mano la quantità di rocaille necessaria a racchiudere il cabochon. Non è come il peyote che si parte con un numero prestabilito di delica e soltanto successivamente, dopo vari giri, ci si accorge se l'incastonatura va bene oppure non va bene. Qua si può in corso d'opera aggiustarla, insomma. E questa è la tipologia d'anello. Ero indecisa se aggiungere qui intorno delle decorazioni, però alla fine ho preferito lasciarlo così semplice ed essenziale, senza troppi fronzoli, anche perché è piuttosto grande e a me non piacciono gli anelloni eccessivamente grandi. Già questo per me è piuttosto grande, quindi aggiungere ulteriori cose che ne avrebbero ampliato il diametro non mi sembrava il caso, quindi ecco, l'ho lasciato così. Poi passo a mostrarvi un po' di bracciali. Allora, vi mostro questo che già conoscete perché ve l'ho mostrato in un video creazioni precedente, però non era completato, mancava di terminale e chiusura. Ho acquistato questi carinissimi terminali su Veriame, di cui vi ho fatto la recensione, quel sito lituano che vi lascio qua e anche giù nell'info box. E quindi cosa ho fatto? Ho preso le estremità di filo, le ho legate per bene, ho aggiunto della colla e ho inserito semplicemente questi terminali. Poi ho aggiunto degli anellini ed un moschettone. Ed il bracciale è pronto. È stata una cosa molto rapida e molto mi piace, insomma, come è venuto un lavoro piuttosto pulito e nulla, quindi la trovo una soluzione carina. Spero che la tenga, che la colla tenga e la Azulit, e vediamo, insomma, utilizzando il braccialetto se nel tempo regge, ecco. Io spero proprio di sì, perché avrei fatto anche, utilizzato, non so, il cavetto d'acciaio oppure un chiodino, però vedete, questi terminali non sono fatti con il foro qui in alto e quindi non ci potevo far passare nulla e ho dovuto optare appunto per la colla. Poi vi mostro un altro bracciale che ho realizzato con la spirale rossa. Eccolo qua. Ho seguito il tutorial di Valentina OOO, di cui vi lascio sempre giù nell'info box il link, e ho utilizzato delle rocaille 110 e 80 e nulla. Questa è una lavorazione molto semplice e veloce che vi consiglio, mi piace appunto l'effetto che si viene a creare. Qui ho utilizzato appunto queste coppette come terminali, ho fatto passare il cavetto d'acciaio all'interno della spirale e poi ho bloccato, vedete qui con un chiodino, qua c'è il salvafilo attorno al quale ho fatto passare il cavetto d'acciaio, poi qui ho applicato la chiusura a salvagente. E nulla, anche questo è semplice, vi consiglio la spirale rossa anche per farci delle collane, è molto carina. Poi variando la grandezza e la tipologia delle perline si possono ottenere degli effetti molto molto carini e a tal proposito vi consiglio di andare a vedere in merito i tutorial di Sara Spoltore, perché lei mostra come fare la spirale twisted sempre con la spirale rossa. Proprio variando l'infilata iniziale appunto si possono ottenere diversi effetti. Quindi vi consiglio questa tipologia di spirale. Poi vi mostro questo braccialetto che ho fatto un sacco di tempo fa e non è nulla di che, è semplicissimo. Ho utilizzato delle Super Duo color glicine, delle rocaille bronzo, rocaille 110 e delle perline da 3 mm verde acqua. E niente, ho messo qui un semplice moschettone come chiusura. È molto semplice come braccialetto, però insomma,
l'ho inventato io, non ho seguito alcuno schema, ma è talmente semplice che credo, insomma, che si possa intuire come è stato realizzato. E nulla, mi andava di accostare questi tre colori, li avevo sulla scrivania ed è venuto fuori questo braccialetto, né più né meno. Poi, non mi ricordo se questo ve l'ho già mostrato, ma credo di sì, ad ogni modo ve lo rimostro. È un braccialetto creato con la spirale Herringbone, ho utilizzato l'Herokyle 110 e color crema e color verde. L'ho montato sulla molla armonica e poi ho aggiunto le coppette, una perla occhio di gatto verde, una perlina più piccola color crema. Ho fatto qui una isoletta per bloccare il tutto e questo è il bracciale, insomma. Poi passo a mostrarvi due collane che ho realizzato. E allora, la prima è questa che ho realizzato seguendo una foto su Pinterest. Vi lascio giù nell'info box il link al mio profilo Pinterest e magari anche il link diretto alla foto dalla quale ho preso ispirazione, più che ispirazione proprio l'ho copiata perché mi piaceva tantissimo, tranne per una piccola modifica qui al centro. E allora vi mostro, parto dalla chiusura, ho utilizzato questa bellissima chiusura presa. Non mi ricordo assolutamente dove l'ho presa. Oddio, vuoto totale. Ah, è da perline gioielli, credo. Credo proprio da perline gioielli. Vediamo se ho qui. No, non la riesco a trovare. Non riesco a trovare la bustina per vedere se effettivamente l'ho presa da perline gioielli, ma credo di sì. Poi vedete come procede la lavorazione ripetitiva, c'è un'alternanza di super duo di due colori, dorato e questo colore bronzo indefinito, e poi di perline 4 mm. Sono tutti materiali della Preziosa, anche le Rockail. Ho utilizzato queste Rockail qui prese da Veriame, questo bellissimo colore. E tutto interamente Preziosa, perché avevo messo sulla scrivania questi materiali per realizzare qualcosa per il contest di questo mese, ma alla fine ci ho fatto questa collana e nulla, vedete al centro c'è questa sorta di decorazione un po' particolare. Vorrei mostrarvela per intero, ma non so come fare. Provo a spostare la videocamera e a mostrarvela. Ecco. Eccola qui. Che poi così non rende molto perché indossata fa tutt'altro effetto, insomma. Però magari farò una foto indossandola e la posterò sulla mia pagina Facebook, di cui vi lascio sempre giù nell'info box il link. Però addosso è molto molto carina, perché l'ho fatta piuttosto accollata e rimane proprio come un girocollo molto, molto delicato, e però fa un bel effetto, insomma, ecco, e si nota. E infine vi mostro la seconda collana che già conoscerete se mi seguite sugli altri social come Instagram e Facebook, perché l'ho postata, l'ho fatta diverso tempo fa, e si tratta della Nefertari di Agape Bijoux. Vi lascio nell'info box il link allo schema che potete acquistare, mi sembra su Etsy. È un collare molto molto bello, lavorato con la tecnica Netted, e ho utilizzato, cerco di mostrarvela più da vicino, ho utilizzato questi cipollotti e ho deciso appunto di farla sui toni del verde e dell'oro, quindi ho utilizzato i cipollotti di questo bel verde menta. Poi questi qua più piccolini sono rosati, ma di un rosa molto chiaro, carino. E poi ho utilizzato i Bicono Peacock, credo si chiami, comprati da Ting Ting, molto bella questa colorazione. Poi ho utilizzato dei Bicono bianchi, anche questi non sono Swarovski, sono dei Bicono che comprai, mi sembra, alla fiera di San Ciriaco. E poi ho utilizzato questi cipollotti più piccolini color verde e le rocaille dorate. Allora, per la chiusura,
ho optato per questa soluzione qua, cioè ho terminato con delle catene agganciate ad una chiusura a baionetta, così si apre e si chiude. Aspettate che essendo magnetica le catene si attaccano alla chiusura, ecco. Provo a mostrarvi anche questa dall'alto per farvi capire un po' meglio l'effetto. Eccola qua. È molto bella anche questa, indossata rende molto ma molto di più. E, perché anche questa è un girocollo bellissimo, in estate con un top. E ci sta da Dio. Non l'ho ancora mai indossata perché non ne ho avuto l'occasione, ma la sfoggerò sicuramente in estate con un top o anche quest'inverno con sotto una maglietta attillata, una di quelle magliette con il collo alto, ci potrebbe stare bene, credo. E nulla. Queste erano tutte le creazioni che avevo da mostrarvi. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi mando un grosso bacio e vi do appuntamento al prossimo video che spero sarà prestissimo. Ciao, ciao ciao!